Paolo, mamma, sei pronto per Madonna. sta premiazione? Mamma Mamma mia, mia, ragazzi, non rookie vedo of l'ora, the sono year, rookie of the proprio year, mamma non vedo l'ora. mia. Dimmi un po', sta macchina dove è uscita? Bella, me l'ha data Ford giusto per le premiazioni. Questa la tengo due o Bene, tre mesi, mi hanno fatto il contratto. bene. E In poi la teoria ti dovrebbe buttiamo. arrivare pure a te la mail, che questa ogni 3 mesi te la cambiano. Tipo. Sì, tipo noleggio a lungo termine, è una figata. L'unica cosa un po' Bene, scura è che non puoi. Non ci puoi fare modifiche, bene. Vabbè, giustamente. però Salvatore, vedo che è Vabbè, una macchina piena. che modifiche vuoi fare? Però è Guarda piena, qua, quei secondo tasti, me. Guarda qua quanti ce ne guarda sono. qua, guarda questo. Guarda, questo è il cruise control, che non Ah, so se sì, la no. Ma do. poi c'è un tasto. Dov'è? Un tasto rosso, l'ho visto prima. Aspetta, questo Paolo, no, qui. non lo tocca. Questo Paolo, tasto salta, rosso, Paolo, che salta il c'è? motore! Non lo tocca! Mi Non piace, lo però tocca. No, adesso. Paolo, non lo toccare. Mi hanno insegnato che i pulsanti rossi si Paolo, non lo toccano. toccare! Tornati amici! Wow, che bello! We are back finally! Wow! Torniamo seri, hai ragione Salvatore, siamo in un posto diverso da quello dove eravamo sempre. Torna l'estate, torna il caldo. E con Torna questo l'estate, torna anche torna Rally in giro Italia per il dei mondo. Rally. Italia dei Rally, Torna Italia scusate, dei Rally. Che bello stare qui, Che bello Salvatore. ragazzi, abbiamo questa luce di Siamo tramonto. tornati all'aperto. Paola ha perso una scommessina. Siamo tornati all'aperto per trascorrere un'estate all'aperto come sempre. Ci manca la nostra location con la TV dietro Salvatore, però ce ne facciamo una però, ragione. Beh, guardiamo dai. il Abbiamo bello, location all'aperto vuol ottimizzato. dire anche nuovi soldi che entrano nelle tasche di Salvatore. Non è vero, sono soldi che escono dalla benzina di Paolo, però di Scozia. E inoltre, ricordiamo qual è la scommessa che fa la pezza. Ci troviamo come è stato per uno degli ultimi video. Uno degli ultimi video, questo è stato. Il network all'aperto qui con la spada e il portino di Sant'Andrea, precisamente al Miglio 66 e non al confine tra i Geffondi. Che bello! Una signori. Differenza però dall'ultimo video fatto qui è che prima morivamo di caldo perché siamo arrivati qui, se non sbaglio. E avevamo le cicale a luglio-agosto con le cicale di sottofondo con un caldo esagerato. Oggi non c'è il sole, però ci sono le mucche. Ma ci sono le mucche qui dietro. Vabbè, va bene, andiamo fastidio, vai avanti, dai, andare. E a differenza di come abbiamo detto un po' di tempo fa, eccoci qui dopo praticamente pochissimo tempo con un nuovo bellissimo episodio di Innovation Rally. In questa puntata andremo a vedere le vetture che dal prossimo anno si daranno battaglia nei diversi eventi. In particolar modo vedremo una vettura che si darà battaglia una nei prossimi categoria, eventi, una categoria. Le Rally 2. Avevamo in programma salutare anche le Rally 3 e le Rally 4. Il video esce dopo fortemente. E quindi, come dicevamo, all'inizio ce n'erano 3, quindi avremmo detto iniziamo subito con le Rally 2, però. Esatto, eccoci qui, andiamo a vedere le Rally 2 dove la novità assoluta si chiama Hyundai i20. Non un'evoluzione, bensì una vettura completamente nuova che prende il posto del precedente modello con lo stesso nome, quindi omonimo. Come aveva fatto un anno fa la Ford con la Fiesta Mach 2. Proprio M Sport per la Fiesta Mach 2, ma anche Citroen Racing per la C3, Skoda Motorsport per la Fabia Evo e Volkswagen Motorsport per la Polo hanno studiato un paio di aggiornamenti riguardanti alcune parti meccaniche. Kit che incidono economicamente tra i 10 e i 20 mila euro e questo sarà un ulteriore impegno per i piccoli team che quindi dovranno affrontare ulteriori spese. Un'altra brutta notizia però che ci è giunta in questo inverno viene dalla Germania dove Volkswagen ha deciso di uscire dai giochi. Un po' come aveva fatto alla fine del 2016 bloccando il programma WRC Plus. Per il 2021 infatti in Germania hanno deciso di fermare anche il programma Customer Racing a favore di un futuro elettrico. Che a Salvatore piace tanto. Questo, come dicevamo, ha sicuramente spiazzato i clienti che in questi anni hanno dato fiducia alla competitivissima Polo, che sia a medio termine che a lungo termine. Quindi,
questi piccoli team nel corso del tempo andranno a perdere il supporto della casa, che si limiterà solo alla gestione dei ricambi di maschi. Passiamo adesso a vedere in particolare quindi ogni singola vettura e partiamo subito con la nuovissima Hyundai 20 Rally 2. Come dicevo, a me esteticamente piace molto all'inizio, lungo il posteriore, però devo dire che adesso, quindi ci devi far l'occhio. Quindi mentre Hyundai Motor Company iniziava a lavorare la commercializzazione della nuova generazione di 20 stradale, la sezione motorsport affrontava già i primi chilometri di test della versione declinata per le corse, come racconta Adamo, che verrà, come ci ha raccontato Adamo, e che verrà omologata a luglio. Perché mi sento Davide Versetti? Perché? Vabbè, boh, perché forse sembra di stare lo stesso. No, perché forse fate lo stesso numero di errori. Ah, scusami, non lo volevo dire. Andiamo. 4 anni di lavoro sulla vecchia i20, tanti chilometri di test e di rally svoltisi in tutto il mondo, e la vittoria del WRC3 hanno permesso al gruppo di lavoro capitanato da nostro Andrea di raccogliere informazioni, progettare e definire una nuova auto che al primo colpo d'occhio spicca per compattezza, aerodinamica e distribuzione dei pesi, particolari che dovrebbero fare la differenza. Il motore è un'unità nuova, ma da questo punto di vista si può star sicuri che il cuore dell'auto sarà sempre un punto di riferimento per tutti gli avversari. Sarà interessante vedere come sarà la guidabilità, la affidabilità, due aspetti che alcune volte hanno penalizzato i risultati di squadre che non sono quello che fanno. Il 2021 sarà indubbiamente un anno di transizione per il nuovo bolide coreano, ma nel frattempo prosegue i programmi internazionali di riferimento come con Solberg, Daily, Huttune e lo stesso Andrea Cugnol nel WRC2. E proprio parlando di questo piccolo dettaglio, ci è giunto ormai voce da pochissimo che Andrea Cugnol sarà il terzo equipaggio che guiderà una Hyundai i20 per il momento, la 5 Rally di Sardegna. E siamo molto contenti perché Andrea Cugnol, momento, diciamo, il suo copilota, è stato parte di noi per una live, è stato un'ora a parlare qui con noi su Global Rally Network e su YouTube, trovate il video, e quindi siamo molto contenti perché sarebbe stato qualcosa di importante. Siamo molto contenti, speriamo di rivederlo, che ne so, dopo a metà stagione, l'avevo detto lui stesso, per parlare anche di quello che è stato la sua avventura in sé. E però parlando di italiani, scusami, ce n'è anche un altro che è molto importante per Hyundai Motorsport, ovvero Umberto Scandola, che quest'anno correrà l'intero Europe Rally Champions e non solo, anche il campionato italiano Rally Terra, che già ha vinto la tappa al e visto che abbiamo parlato di WRC, Rally Italia Sardegna, Salvatore, diciamo anche la notizia che è arrivata da pochissimo, ovvero quella che in casa Hyundai ci sono stati due importanti rinnovi che hanno scosso il mercato 2022. Esatto, Hyundai, per tenersi un attimo al sicuro per il mercato, blinda i suoi campioni per un ulteriore anno, che quindi Neville e Tanaka vedevano la scadenza del loro contratto in questo 2022, lo hanno allungato, fai bene a correggere, fino alla fine del 2022, quindi brava Hyundai che si inizia a muovere sul mercato, quindi massima andiamo attenzione. Avanti. Difficile fare previsioni precise, ma tanti stanno pensando di puntare sulla nuova Hyundai, già nella seconda metà del 2021, per poi poter essere più competitivi all'inizio del 2022. Spostiamoci in territorio transalpino, dove a me non piace andare sinceramente, e andiamo a vedere Citroën, che già nel 2020 ha vinto il mondiale WRC2 con Osberg, l'europeo con Lukianuk e l'italiano con Cugnol, ma non solo. Una partenza difficoltosa nel 2018, Citroën Racing ha accelerato grazie a un minuzioso lavoro di sviluppo. Il direttore tecnico del progetto C3 Rally 2 ha più volte ribadito che si tratta di un'evoluzione della C3 R5 e non di una vera e propria rivoluzione. Si è partiti infatti con una serie di dettagli che non hanno avuto bisogno di omologazione, ma che hanno cominciato a dare un volto preciso a quella che era la nuovissima vettura. E adesso si stanno limando gli ultimi dettagli, quelli però che sono più significativi. Infatti è stato omologato un nuovo telaietto posteriore per migliorare, assieme ai bracci e alle sospensioni posteriori ridisegnati, la stabilità e il feeling in frenata e anche l'affidabilità. Insieme a ciò si è intervenuti sugli ammortizzatori da terra per migliorare il bilanciamento e allo stesso tempo molta attenzione è stata data alla versione d'asfalto, ambito dove purtroppo la C3 faceva fatica ad emergere.
Parallelamente è stato omologato un nuovo software motore che gestisce la turbina e l'ha cambiato in scalata. Si è poi intervenuti sulle parti più fragili come i supporti motore, i collettori di scarico e i tiranti dello sterzo. E inoltre è stata rivista anche l'aerodinamica grazie a un nuovissimo paraurti anteriore. In totale si parla di un kit completo da circa 14.000-15.000 euro, 4 spicci. Ma adesso trasferiamoci in Repubblica Ceca, dove recentemente il direttore di Skoda Motorsport ricordava la Fabia R5 ha conquistato 1.255 vittorie e 3.000 podi nella sua categoria. Dati questi però fermi al gennaio 2021. Però per i dirigenti non è un punto di arrivo, bensì una tappa di lungo viaggio, visto che nel 2021 festeggiano i 120 anni di motorsport. Salvatore! Scusate, do una mano agli amici sordomuti e sto facendo... Vai. Pensavo, però attenzione, non ho detto se mi piaceva la C3 Rally 2, non mi piace, quindi okay, andiamo avanti. Nel 2020 è arrivata la versione Evo, che poi era più nel nome che nei fatti, visto che avendo una fish nuova, la vecchia non era aggiornabile. Una scelta commerciale che ha creato qualche perplessità tra i tanti team sparsi in tutto il mondo. Adesso è arrivato un nuovo kit di aggiornamenti sviluppato assieme ai migliori piloti della scuola Skoda. E dico solo uno, Mikkelsen. Il pacchetto di modifiche è stato omologato prima di Monte Carlo e prevede nuove mappature del motore, intercooler e collettori di scarico ridisegnati che garantiscono 3 cavalli in più, 291 cavalli e 425 Nm di coppia massima dichiarati dalla casa. Ma anche nuovi rapporti del cambio che portano la velocità massima da 187 km, ascoltate bene, a ben 202 km orari, che dovrebbero ridurre il pattinamento sulla terra, scusate, invece non c'è niente. E invece c'è qualcos'altro, infatti un terzo set di differenziali con una rampa 48-70 e nuovi ammortizzatori ZF. A questo si aggiunge un assale posteriore riprogettato e più resistente, un nuovo impianto frenante per la terra con un sistema di raffreddamento più efficace al posteriore e un nuovo impianto di lubrificazione che aumenta la fidelità del turbo. E in più segnaliamo nuovi pulsanti sul volante, un po' tipo come abbiamo fatto io e Paolo prima nella intro, però siamo sicuri che quei pulsanti non faranno saltare in aria la macchina, però c'è il rischio che diano fuoco al motore. Diciamo quindi il perché di quella intro, ecco, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di fare quella prima. E poi soprattutto perché me lo sono sognato nella notte, Paolo, che stavo pulsando sulla nostra macchina. È vero, io sono il pulsante del tutto. Vai. Va bene, continuo io. E oltre a questi pulsanti anche modifiche all'impianto elettrico e protezioni diverse attorno il serbatoio e sui manicotti, in modo da migliorare la sicurezza in tutte le condizioni. E allora andiamo avanti, in totale si parla di circa 20.000 euro. Ciò non farà fare i salti di gioia alle squadre sempre più in bilico con un budget tirato. Certo, per rimanere ai vertici non si può stare fermi, non si può stare fermi. E questo è il pegno che si è dovuto sempre dovuto pacare. Non dimentichiamo però che alla fine dell'anno arriverà sul mercato l'inedita Fabia, giunta alla quarta generazione nella versione stradale, una vettura completamente nuova che diventerà la base del nuovo modello da corsa, modello che è stato presentato un paio di giorni fa, ma verrà ufficializzato sul mercato e potremo iniziare a vedere sulla strada a fine anno. Prendiamo un aereo e vogliamo via, vogliamo nei... Aspetta. Bellissima. Non ci interessa. Quello che pensi tu. Prendiamo un aereo allora, Salvatore. E vogliamo negli USA. Vi farei vedere come l'ha scritto USA. E allora, dove la vettura di casa Milwaukee, una tra le più giovani R5, non cambia più di tanto. E dopo questo è giunto il momento di dire: stiamo cercando un nuovo co-conduttore, preferibilmente che sappia più lingue straniere. Ci basta anche solo inglese, francese, spagnolo, tedesco e giapponese. Quindi niente di che, con preferibilmente 20 anni di esperienza nel settore e un'età compresa tra i 17 e i 21 anni. E consideriamo che questa cosa la dovrai dire altre volte, perché vedrai. Vedremo. Okay, e quindi iscrivetemi nei social in uno di questi. Vai, andiamo avanti.
Stiamo parlando quindi della Fiesta Mark II, che ha debuttato lo scorso anno, raggiungendo però molto meno di quanto ci si aspettasse, viste le indubbie doti velocistiche. M Sport però non vuole sicuramente tralasciare le ambizioni della vettura, che in passato ha sempre garantito ottime prestazioni, come dicevamo, proprio in ambito velocistico e di conseguenza commerciale tra le vetture R5. Al momento le principali novità parlano di un'evoluzione al software della centralina motore, all'ennesimo sviluppo degli ammortizzatori e all'introduzione del freno a mano elettrico come sulla Polo R5. Nelle insieme un kit che dovrebbe costare all'incirca tra i 6 e i 7 mila euro, ma altro a questi particolari pare che M Sport voglia tornare a supportare in maniera più diretta, con degli ingegneri factory dedicati, i principali programmi nei campionati nazionali. Ritorniamo in Europa e andiamo a vedere la più veloce e tecnica tra le R5, pur non avendo un team ufficiale a tutti gli effetti presente nelle corse. Assieme all'ufficializzazione dell'ennesimo ritiro dai rally, Volkswagen Motorsport ha voluto sottolineare il concetto che continuerà a produrre pezzi di ricambio per le 70 Polo GT R5 presenti nei vari campionati. Inoltre, in questi mesi in fabbrica si è lavorato su un pacchetto di evoluzione che dovrebbe avere nel motore la novità più importante. Detto questo, è facile pensare che la Polo sarà ancora una vettura da temere, e specialmente per i team che la conoscono bene sarà possibile spremere al meglio questa fantastica vettura, spremere il meglio di questa fantastica vettura. Poi per il futuro sarà invece tutto più difficile e sarà un peccato non vedere più Volkswagen nelle corse, almeno quelle con i motori tradizionali. Quindi, come pure prima mi sono scordato di dire, Ford stupenda esteticamente, perché la vediamo un po' in difficoltà nelle gare, Volkswagen meglio Skoda. Meglio Skoda, e quindi archiviata questa parentesi Rally 2, che però è sempre molto interessante, si va a ricollegare anche un po' a quel video che ormai abbiamo fatto quasi più di un anno fa ormai, in quarantena, dove siamo andati ad affrontare tutte le R5 sul mercato, quindi si può dire che è un po' un aggiornamento da R5, un aggiornamento a Rally 2. Ok, noi siamo arrivati alla conclusione di questo bel video, però ci manca un pezzo. È bravo, te lo stavo per ricordare. Ma prima del fatto che ci manca un pezzo, ci manca un pezzettino. Qual è questo pezzettino? Nello scorso weekend, quindi sabato e domenica, si è corso il rally Piancavallo, che tra le mille sventure, acqua proprio cancellate, problemi di intertempi, è andato a vincere un pilota. Vai, dimmelo tu, dai, su Skoda Fabia. Vai, dillo tu. Allora lo leggo, Abelgi e Andretta, non so se si legge così, comunque sono loro i vincitori del Piancavallo. Si doveva correre anche rally Rally Campi Geominerari in Sardegna, valevole per la Coppa Rally Zona 9. Per fortuna che non si è corso, perché Paolo si era scordato di fare la schermata con tutte le gare da disputare. Per fortuna che sta. Allora, noi siamo arrivati alla fine, come detto. C'è stato un video particolare fatto qui all'aperto. Siamo tornati all'aperto nel terzo video. Ci dispiace per i rumori di sottofondo, se si dovesse sentire, e per le mucche, ma le mucche ci hanno tenuto compagnia per tutto il pomeriggio. Uscirà ad agosto, lo posso dire, la FIP. Probabilmente uscirà per agosto. E lì vedrete anche un po' quello che è successo. Non solo qui, sulla via Appia Antica. Anche se potrebbe avere una grande parte di quantità questo video, visto che oggi Paolo si è proprio divertito. Tutti fuori onda anche, ma ci hanno tenuto compagnia anche mentre mangiavamo prima le mucche, quindi vi aspettiamo ad agosto. E quindi, proprio per rimanere aggiornati sulla Pucchi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un mi piace, se vi va un commento, i social, rieccoli di nuovo qui, visto che non fa mai male. E questi qui invece sono i due canali che abbiamo su Twitch, Global Polo Salvolai di Global Rally Network 3, che sta per cambiare nome in Global Salvo Paolo Live 2, Global Rally Network 1 molto probabilmente, Global Rally Network 2. No, Rally non lo mettiamo nei nostri lo canali, metteremo. Comunque vi aspettiamo a fine mese sul periodo Rally di Porto Largo su Twitch, copertura che non assicuriamo ancora perché manca tantissimo tempo, però ci stiamo lavorando. E allora siamo arrivati alla fine di questo fantastico video, e da Paolo e da Salvatore, che è diventato più ricco di 5 euro, ciao. Ciao. Thank you.
di 5 euro. È finito. Voglio vederlo, voglio vedere il confine. Vai, mo ci andiamo. Sì, sì. Tu prepara i 5 euro.